Lo sapevate che Opel offre un servizio 24 ore al giorno di assistenza dedicata dal vivo? In questo video vi spiego che cosa significa, di cosa si tratta e anche tutta la tecnologia che troviamo su questa Crossland. Lo schermo dell'infotainment è da 8 pollici, interfaccia touchscreen del sistema Navi 5.0. Ha una bella grafica, nitido, è moderno, si utilizza molto bene, non molto fluido, almeno non tanto quanto gli smartphone di ultima generazione, ma il risultato è accettabile. Ci sono Apple CarPlay e Android Auto, abbiamo la possibilità di ritrovare quindi le funzioni del cellulare direttamente adattate per l'utilizzo in marcia sullo schermo della nostra automobile. Questo sistema costa 800 euro, è un optional. In realtà, di serie sull'allestimento Innovation, che è quello di questa prova, abbiamo l'R4.0, un dispositivo che ha uno schermo un po' più piccolo e con qualche funzione in meno. Con questi tasti si passa velocemente da un sottomenu ad un altro e muoversi tra le funzioni è intuitivo. C'è la connessione del telefono con il Bluetooth, ma addirittura anche quella con il Wi-Fi, per connettere fino a 7 dispositivi. La ricarica wireless funziona solo se avete un cellulare abilitato e costa 125 euro, un optional comodissimo e a cui non rinuncerei, perché elimina il fastidio di dover attaccare ogni volta il cavo, specialmente se siete tanto in viaggio. Attenzione però, perché per accedere ad Apple CarPlay e Android Auto bisogna comunque usare le prese USB. A proposito, le prese multimediali sono due, oltre che la classica presa a 12 volt. Ma non finisce qui, perché anche sulla Crossland X non manca il sistema Opel OnStar. Basta premere un tasto per avere assistenza da un operatore in carne ed ossa 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Un dispositivo che è incluso sempre di serie ed è gratuito il primo anno, che prevede anche le chiamate di emergenza automatica in caso di incidente, oltre ad una marea di servizi dedicati, tra cui la ricerca dei punti di interesse e il controllo dello stato di salute dell'auto da remoto. Disponibile a richiesta a 400 euro anche le DAP Display, uno schermo sulla plancia che permette di avere sempre sott'occhio le informazioni sulla marcia e l'avviso del rischio di collisione frontale. Sì, perché ci sono anche le funzioni di assistenza alla guida del pacchetto Opel Eye a 400 euro, che include la frenata automatica con riconoscimento del pedone, l'avviso di abbandono della corsia e il controllo dell'angolo cieco. Insomma, le tecnologie su questa Crossland X sono tantissime, ma per averle bisogna sborsare una cifra non indifferente. Per risparmiare qualcosa, magari sul sistema di infotainment, quegli 800 euro del sistema Navi 5.0, si può fare affidamento a Apple CarPlay o Android Auto e utilizzare le mappe dello smartphone. Ad Opel Eye però non rinuncerei, perché innalza il livello di sicurezza. Mi raccomando, non perdete tutti gli altri nostri video sulla Crossland X, ci vediamo alla prossima e seguiteci su DriveK.